Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Undisputed e facciamo un video veloce perché diverso tempo fa avevano aggiunto la possibilità di utilizzare una camera diversa. Camera che alla fine io non ho ancora provato, anzi l'ho provata da solo e sinceramente non so perché non ci ho fatto un video prima, però ci facciamo un incontro tranquillo, prenderò ovviamente Roy Jones, andiamo a vedere come utilizzarla. Bisogna principalmente andare nelle impostazioni, nella sezione gioco, troviamo diverse opzioni, ma in ogni ring, in ogni palestra in cui andiamo a combattere, possiamo scegliere la camera. Andiamo però a provare in questa palestra qui, quella sperimentale. Quindi praticamente in questa sezione noi scegliamo la camera per tutti i tipi di ring e ogni volta che andrai a combattere in quella zona verrà selezionata la camera che tu hai scelto qui nelle impostazioni. Quindi andiamo a provare la camera sulle spalle del nostro pugile. Andiamo proprio di pesi medi, la stessa categoria che ho scelto per la nostra carriera, giusto per vedere la differenza dei pugili. Prendiamo Roy Jones che ha un overall di 91 in questa categoria e si potrebbe andare contro uno Sugar Ray Robinson. Ovviamente dobbiamo andare a scegliere questa palestra qui. In onore dei vecchi tempi andiamo di nuovo con la difficoltà massima, 15 round. Il tempo lo mettiamo 1 a 1 e aumentiamo giusto un po' il modificatore danni. Anzi, portiamolo proprio a manetta. Siete pronti a vedere l'innovazione? Certo che Sugar Ray Robinson 174 vittorie. Ammazza. E voilà. Che ne pensate? Allora, a me piace abbastanza, però bisogna farci un po' l'abitudine. Perché effettivamente non riesco ancora a capire le distanze. Oh, subito. Modificatore danni rotto. Il replay comunque lo lascerò attivo anche per la serie. Ovviamente fatemi sapere se vi piace o no. Ovviamente ragazzi è tutto quanto più accentuato perché il modificatore danni è elevato, quindi qui fa male ogni singolo pugno. E stiamo comunque utilizzando dei pugili con un overall altissimo. Non si capisce nulla, vedete, in alcuni casi. Ecco adesso cosa è successo? Cosa è successo? Vedete, è comunque una fase sperimentale della camera. Però volevo farvela vedere, ammazza che botta. La mascella è andata giù. Guardate quanto coraggio ha Roy Jones. Ci possiamo ballare dentro quelle zone rosse. Insomma, con questa camera bisogna fare davvero tanta attenzione, non puoi combattere facilmente. No, comunque con il modificatore danni così alto è veramente troppo. Appena ti tocchi, ti fai malissimo. Perché già con i ganci è un po' più semplice prendere l'avversario, no? Se sei un po' più lontano. Ma così, con il jab o con un diretto, se non ti trovi alla giusta distanza, fai un fantastico liscio. Lì la camera proprio se ne stava andando. Insomma, quando hanno aggiunto questa camera, poi non è stata aggiornata perché comunque il gioco, dato che hanno annunciato comunque l'uscita, ora non lo stanno aggiornando. Uscirà direttamente la versione completa. E alla fine questa qui è stabile perché non è che crasha, non dà problemi. Però ecco, ci hanno fatto vedere un po' le tecnologie che vogliono andare a implementare. Anzi, forse con la versione nuova potrebbero implementare ray tracing, DLSS, cose un po' più approfondite che andranno magari anche a migliorarlo. Va bene, stendiamolo. Eh beh, è andato. Questa volta sì. Steso proprio, ragazzi, eh. Modificatore danni micidiale. Va bene. Ragazzi, quello che dovevo fare l'ho fatto. Avete visto una nuova camera. E secondo me potrebbe meritare, però ovviamente deve essere un po' ripulita. Perché in alcuni momenti
Non si capisce davvero nulla. L'avete visto anche voi prima. Come sempre, io spero che questo breve video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!